Palazzetto dello sport di via Kennedy a Bottanuco per la gara 1 dello spareggio della Serie C maschile regionale di fronte Mavo Bottanuco Basket e XFL Bluarovica Bergamo. Va ora a studiare tiro abbastanza improvvido il giovane Sala e dall'altro fronte sulla transizione. Ci sono i primi due punti di Alberto Sironi che schiodano il punteggio. Vediamo subito i quintetti in campo per l'XXL Bluarovica Bergamo con maglia blu con il inserti arancio, con il numero 0 Turco, con il 17 Montagnosi, con il 5 Mattias Foresti, con il 20 Epis e con il 8, avevo detto prima, dall'altra parte invece vediamo con il numero 18 Bosio, ora tripla dall'angolo, mette a segno il numero 19 Porcello, dopodiché ci sono con il numero 30 Tagliabue, mentre ora va a segnare in mano sinistra Mattias Foresti, quello che è il secondo punto personale qua di squadra. Il numero 19 è con il possesso di palla Porcello, avevamo detto col 14 Sala e col numero 11 il capitano della squadra biancorossa dell'isola Giampaolo Pisoni. Scarico per la penetrazione di sottomano di Porcello che sbaglia, può andare in transizione Montagnosi con un po' di confusione e altra palla persa. C'è una contusione per Montagnosi. 8:35 al termine del primo quarto, siamo 4-3 riparziali con la tripla di Porcello da una parte e i canestri di Foresti e Sironi dall'altra. Turco ora in cabina di regia. Foresti, finta di tiro, aspetta il giro di la palla, Montagnosi riceve in mezzo all'area, poi gli scarica fuori, ora Turco con il pick and roll per il sottomano di Sironi che è sicuramente un fattore in questi primi minuti, mettendo a segno il quarto punto personale, porta la palla alla metà campo d'attacco Porcello, aspetta il doppio blocco di Bosio e Tagliabue per l'uscita di Pisoni, Pisoni prova ad andare uno contro uno e va a procurarsi il fallo. Ricordiamo Giampaolo Pisoni, classe 1979, lo ricordiamo, prodotto delle giovanili della Fortitudo Bugnano con coach Matteo Gullifani. Ingresso in laterale per Bottanuco, difesa individuale per XXL Bluarovica Bergamo. Bosio prova ad andare fino in fondo, tiene il corpo bene, prova, insiste un po' troppo nel gioco di fisico Bosio, resiste Foresti, la transizione vede la tripla di Turco ed il fallo di Bosio e i conseguenti due tiri liberi per Mattia Turco, classe 91, giovanili basket 86 Caravaggio, ex ombriano. Sbaglia Turco il primo dei due liberi a disposizione, anzi no, erano tre, scusatemi. Altro errore di Turco, siamo su 6-3, 7:44 al termine e realizza il terzo con il primo punto e il parziale di 7-3, sempre Pisoni, Sala, ancora Pisoni, vale il primo basso per Tagliabue. Prova ad andare a scaricare sul lato opposto per la penetrazione di Porcello che si gira su e tira. Il rimbalzo è previsto, palla nelle mani di Turco che trova la transizione di Foresti. Una bella palla quella di Foresti per il canestro e poi il fallo di Turco. Terzo punto per Turco. Fallo se non andiamo a ratti di Porcello ed è costretto al primo minuto di sospensione coach Michele Puopolo. Sul punteggio di 9-3 per l'XXL Bluarovica Bergamo su Mabo Bottanuco. Buona. Ah, fa piatto.
Oh. Gruppo vacanze Dalmine. Sere. Gruppo vacanze Dalmine Calbine. Tranquilli. Gruppo vacanze Dalmine. Si riparte col tiro libero supplementare per Turco che sbaglia e dà così un brutto 1 su 4 ai liberi, sempre 9-3 e ora Bisoni in cabina di regia, Mancino che prova a battere Epis, la palla finisce a Porcello, prova il pick and roll con Bosio, Bosio si apre sulla il pick and roll di Bosio, c'è il fallo che andiamo a rati di Turco, primo fallo personale per Turco. Va così sulla rimessa dal fondo per Amalgo Bottalunga, palla di Tagliabue, Bisoni, Bosio, palla per Tagliabue, riesce a girarsi, a posizionare, deve servire il palleggio al resto e tiro di Bisoni, che trova il bersaglio, realizza il quinto punto della squadra di casa. Epis, Montagnosi. Brutta la difesa, ma l'errore banale questa volta di Sione, può spingere il contropiede Pisone, mano sinistra, sbaglia anche lui, Montagnosi può andare ancora di nuovo, ed è questa volta Montagnosi che va a soluzionare, due errori sotto canestro, questa volta ancora di Sironi, Bosio può andare da solo, appoggiare in entrata dal lato sinistro della fronte d'attacco, parziale ora che diventa di 7-9 quando mancano 6 minuti e 11 secondi, mentre c'è pronto un cambio per quanto riguarda il Pistrello del Bruno Rovi Bergamo, esce con il numero 8 Alberto Sironi ed entra con il numero 33 Emanuele Tangattini, abbiamo classe 81, lui ha iniziato la stagione con il basket Saretto. Montagnosi finta, parte marcato da Sala, ancora l'uno contro uno, va in appoggio, mano destra sul lato sinistro, sono i primi due punti per Montagnosi, sono anche l'undicesimo di squadra per la formazione ospite, Sala, taglia due, prova di forza, va a appoggiare il tiro, sbaglia, l'altro di Epis, le mani di Montagnosi, c'è un'infrazione, per esempio esce Epis ed entra con il numero 11 Luca Monzo Compagnoni, classe 96 con la Nilo Sanabella, palla sembra nelle mani di Pisoni, in sala tenta la soluzione, controlla il bersaglio, Nicola Sanzara, Giovanili Palacano con Bernareggio 99, in cabina di regia per il Cistello Turco, palla per Foresti, prova ad andare a giocare, fa per entra e scarica per Tengattini che può trovare un bel movimento, un elegante tiro che vale i primi due punti per Tengattini e che valgono il 7-13 del quinto minuto di gioco. Bosio fa un attacco di Tagliabue, c'è il cambio, esce Filippo Tagliabue e al suo posto entra con il numero 26 Martin Deber, slovacco, classe 1976. Foresti, Monzo Compagnoni, è una mezza ruota quella che sta provando a fare l'XXL, Montagnosi, una finta, toccare ancora un 2 su 2 di Tengattini che pare in serata ispirata dalla media, 7-15 che è probabilmente il massimo vantaggio dell'XXL, invece i blocchi Sala, palla sotto per Martin Deber, appoggio, non riesce, prova a spingere il contropiede Montagnosi, la palla ancora per Tengattini, tocca la tripla, rimbalza i centimetri, Deber si fanno sentire, una volta ancora
ancora i 207 cm di vedere, un'ora meglio sul 1,90 m di Mattias Foresti. Porcello prova ad andare fino in fondo, Porcello cerca di appoggiare, la lotta rimbalzo di Weber prevalere, ma c'è anche il fallo su Weber di Mattias Foresti. Si tratta del primo fallo del classe 97 Lussano Verde. Weber a canestro, palla per Pisoni, Bosio lontano per andare uno contro uno fino in fondo, mano sinistra, un buon movimento quello di Bosio che realizza il quarto punto personale, lo fa diventare il miglior marcatore della formazione. Frattempo con il numero 6 è entrato anche Cronini per la formazione cittadina. Dall'altra parte però c'è la palla nelle mani di Pisoni che continua a tenere la regia. Pisoni, Sala, esce Porcello dal blocco di Weber, la palla finisce sotto per il centro slovacco che prova a girarsi, sulla virata perde palla, il recupero è prima di Tengatini e poi di Montagnoli che però questa volta va a infilarsi in un vicolo cieco, va a permettere il contenuto di andare in contropiede, il secondo fallo di Mattia Sorello e il canestro di Porcello. Per quanto riguarda Cristian Porcello si tratta del quinto punto, diventa quindi lui il miglior marcatore della formazione di casa. Arriviamo quindi al settimo minuto di gioco, parziale di Mamo Botanico Basket 11, il Cristiano Borodica Bergamo 15. Tiro libero supplementare per Porcello, che realizza quello che è il sesto punto personale. Chiama la zona ora Bottanuto, zona fronte pari. Trovini può scoccare la tripla, non prende il ferro. Sotto canestro però c'è il rimbalzo di Andrea Alfieri. E quindi due tiri di opportunità per l'altro ex Lussano Verde, una classe 99 che ha appena rilevato Mattias Foresti. Vediamo che questa sera tra i cittadini sono assenti Nicolò Foresti, non poteva ancora la caviglia, e Andrea Corma che invece deve scontare due giornate di squalifica combinate nell'ultimo turno, la terza gara, decisiva gara contro un tiro libero di Alfieri che mette il primo punto di posizione che vale il sedicesimo punto di squadra. Ancora Bosio a trovare la via del canestro, sesto posto, sesto punto per Bosio e 14° punto di squadra, arrivato a 2 soli punti in vantaggio che continua a difendere 2-3, la palla in fondo per il tiro di Alfieri, un po' fortunoso ma Bosio riesce a andare fino in fondo, andare ad appoggiare, sbaglia il primo appoggio, il secondo però è positivo. Ottavo punto di Bosio, che tiene i conti forse a giocare abbastanza per conto proprio rispetto alla bussola poi del gioco di squadra. Altra parte Tronini, tira la seconda tripla che non tocca il ferro, ci sono soltanto 9 minuti, 2 secondi scusati dal controllo della azione, sempre scarica di Tengatini per la tripla di Montagnoli, Montagnoli ora può tentare di recuperare palla, Monte Compagnoni deve parare la tripla, sono 3 punti molto importanti che riportano in vantaggio di Cristiano Borodica Bergamo per 19-16 sul Mago Bocanuto. Entrato nel terzo del numero 8 Andrea Seratoni, l'ultimo tocco proprio del giocatore ex Soul Basket Milano, altro cambio in la formazione di casa, presente con il numero 9, entra Raffaele Togliazzi, recuperato in estremità con il corso di settimana scorsa. Cabina di regia per tutto, Florini, ribaltamento via Tengatini che reverse non preciso, con Tengatini, con Tronini,
cerca una soluzione per il tripla di Turco. Una gran parabola il tiro di Turco, fa la finizione delle maniche prima di Pisoni, poi di Togliatti, quindi di Weber che passa la metà campo. Allora Pisoni che cerca di organizzare l'azione d'attacco per la formazione di casa, intanto faccia a faccia da Monza e compagnia, tenta il backdoor conservatore in Togliatti, il tiro da fuori di Weber, la lotta a ribasso, vede Togliatti mettere il fallo sotto la plancia, fallo a ribasso, quinto fallo di squadra, quindi ci saranno due opportunità dalla linea della carità per Matteo Turco, che peraltro in questa prima parte di gara non è stato particolarmente preciso dalla riga di tiro libero, potendo vantare soltanto un 1 su 4. Continua, diventa l'1 su 5 a percentuale di Turco. 1 su 6, veramente gravi gli errori dell'ex Caravaggio. Prova insistita l'azione, mano sinistra di Seratone, che realizza un pregevole canestro a mano sinistra. Si tratta dei primi due punti per Andrea Seratone. Tiro libero supplementare che potrebbe permettere alla Mavo Bottanuto di impattare sul 19 pari quando mancano 27 secondi e 2 decimi al termine della prima frazione di gioco. Sul ferro la soluzione di Seratore, quindi ci sono Maurizio Ram, come si suol dire, morire con la palla in mano di Cicello. Sul ribaltamento è brutto questo ribaltamento di Vengattini, che permette a sé a Pisoni, esatto, di andare in contropiede solitario. Arriva un fallo da parte della retroguardia cittadina, quindi ci saranno due opportunità per i tiri liberi anche per Giampaolo Pisoni, classe 79, che realizza il terzo punto personale. Due su due per Pisoni, quattro punti a referto per lui. Il sorpasso 20-19 con 10 secondi per organizzare l'ultimo tiro per quanto riguarda il Cicerone. Turco deve andare fino in fondo, deve forzare un tiro andando a prendere lo spigolo laterale, sicuramente non la migliore soluzione. Si va così al primo riposo sul punteggio di 20-19 per la Mavo Bottanuto Basket, ancora di Cicerone e Blora Vicabella. La serie bene ma non benissimo. Si è più alto comunque forse. Tanti sbagli. Due squadre disperate. Si
parte con la seconda frazione di gioco su questa gara 1 del secondo turno, l'ultimo turno dei play-out a salvezza della Serie C maschile regionale Silver di fronte, ricordiamo, maglia bianca con risvolti giallo-rossi a Mabo Bottanugo Basket, dall'altra parte maglia blu con Serpi Arancio per l'XXL Duora Vicadella. Pallone in pivot basso per a Marchesi appena entrato Marchesi, dall'altra parte però segnaliamo anche l'ingresso di Alberto Galbiati. Tira la distanza da Tronini, non da Sani, ma di Bosio, vediamo se troverà ancora a giocare da fuori. Turco deve cercare per anticipare Serratoni, deve commettere fallo, secondo fallo di Marchesi, deve essere in gioco laterale per la formazione dell'isola, con Pisoni, fuori Marchesi, panacone di Pisoni, sul cambio difensivo la palla arriva con più basso a Marchesi, che realizza due punti che portano il passare su 22-19, continua zona 2-3, Bottanuto. Abbiati, ultimo stocco di Marchesi. Turco gestire la rimessa dal fondo per l'XXL, Duola Vicabella, alla lunga per Monse Compagnoni, esce Turco, prova la penetrazione in centro dell'area, passaggio quantomeno arrischiato di Turco, la palla finisce nelle mani di Pisoni, per la tripla dal lato di Cogliati, tre punti di Cogliati, time out obbligatorio per Carioli, punteggio di 25-19 dopo poco più di un minuto e precisione un minuto e 7 secondi del secondo quarto, e quindi pausa. Parte dal 25-19, 8-50 al termine, sempre zona 2-3 per vediamo, sì, ancora zona per Bottanuto, montagnoso per andare sul palleggio, resta tiro sul fondo, sul tiro danza sul verde, rimbalzo e preda di Pisoni. Serratoni, aspetta il blocco di Marchesi, prova ad andare fino in fondo in mezzo all'area, Serratoni addoppia il fisico, realizza quel quarto punto personale, il nuovo vantaggio di 27-19. Galbiati, ed sull'uno contro uno di Galbiati arriva il fallo di Marchesi, cambio, esce col numero 88 Alfieri, entra il numero 8 Alberto Sironi per quanto riguarda XXL Glorovica. XXL Glorovica gioca con Turco Playmaker, Montagnosi in guardia, Monse Compagnoni alla piccola, Alberto Abbiati alla grande e Sironi centro. Sul ribaltamento la palla ancora nelle mani di Montagnosi, aggressivo lo show di Marchesi, Montagnosi però colpisce da tre punti. Infila il quinto punto personale che gli dà un pochino di fiato alla formazione di casa. Vediamo, rimasta individuale la difesa di dell'XXL. Bosio, il servizio è per Pisoni che può andare a tirare dal perimetro, la rimbalza lavora bene, questa volta sul tagliafuori difensivo Turco, per il servizio di Montagnosi non è sicuramente preciso. Il
fallo intenzionale di antisportivo, scusatemi, di Sironi su Boswell, che potrà ora andare in lunetta con tiro libero e possesso successivo, passare di 27-22. Bosio può rimpinguare il proprio bottino personale, ma fare Bosio autore fino a questo punto di 8 punti. Complesso diventano 9, di nuovo più 6. Due su due, 10 punti per Bosio, miglior marcatore della partita in assoluto. Rimessa in gioco dal fondo per Serratoni. Per Pisoni, esce Bosio, Cogliati, Pisoni, prova Bosio ad andare fino in fondo, un buon movimento sul piede perno, Bosio realizza così il 12° punto personale, 31-22 quando è scoccato ora il terzo minuto. Il ferro la distanza di Monzo e compagnia. Bosio prova ad andare fino in fondo, ma c'è la compagnata di Bosio. Massimo vantaggio, il minuto di sospensione chiamato la cantina dell'XXL di Arabica Bergamo sul meno 9 a 6.45 campioni. Messa in gioco dal fondo per il celebre Olga Bergamo, che ora anche il tetto turco, turco e Cronini come guardie, Montagnosi l'altro piccolo, i due lunghi sono Alberto Gabbiati e Sironi. È un buon il movimento di Sironi, che va a giocare bene spalla canestro e mette a segno quello che è il sesto punto personale. Pisoni sempre orchestrare un po' di regia per Bravo. Bosio, taglio per Serratoni. Prova un improbabile passaggio schiacciato di Marchesi, il pivot basso sul lato opposto, come scaturisce una palla persa. E arriva così il cambio, esce con il numero 8 Andrea Serratoni, entra con il numero 19 Cristian Porcello. Montagnosi, turco, pivot per Gabbiati, uno contro uno di Tronini, ribalta sul lato opposto, palleggia questo tiro di Montagnosi che però non segna, il balzo finisce nelle mani di Bosio e la gestione della palla è sempre per Giampaolo Pisoni. Prova il pick and roll con Cogliati, aspetta l'uscita alta di Porcello, pivot basso ora per Bosio, che finta, giro indietro, errore di Bosio. È stato probabilmente un tiro che non serviva. Montagnosi va fino in fondo, mano destra sul lato sinistro, si fa stoppare e sulla pressione difensiva arriva il fallo del quarto fallo di squadra per Tronini. Cambio nella Mago, esce con il numero 4 Marchesi e rientra con il numero 30 Tagliabue. Rimessa in gioco dal fondo sempre individuale per XXL, Bosio si libera abbastanza di potenza, Tagliabue realizza i primi due punti, fallo di Gabbiati.
33-24 il parziale, quando stiamo arrivando diciamo, a 5 minuti e 25 dal termine la seconda frazione di gioco. Io arrivo supplementare di Tagliabue sbagliato, la palla finisce nelle mani di nuovo di Tronini, il ribaltamento su Scirone, ora abbiamo un Tagnoso, Tronini, finta, va fino in fondo, prova un appoggio abbastanza molto e c'è il fallo di Tagliabue, vomitata. Comitata di Tagliabue su Sione, quindi fallo, vediamo se hanno rimessa in gioco dal fondo perché siamo soltanto a due falli per la squadra di casa per quanto riguarda il bonus. Esce Galbiati, ribaltamento di Galbiati per Cronini, ancora Curto ad andare fino in fondo, suo sottomano questa volta il portobaleno porta al quinto punto di squadra e al 33-26 quando mancano la metà della seconda frazione di gioco, recupero di Montagnosi, lancia in compagnia di Turco che prova ad andare a sottomano, la gola presente a rimbalzo Scirone, prende un rimbalzo, costringe al fallo la retroguardia dell'isola e quindi si va col tiro libero, con due tiri liberi, scusate, per Alberto Scirone che realizza il primo, che vale il settimo punto di squadra, il punto di miglior marcatore provvisorio della propria squadra, si appoggia e arriva all'ottavo punto di Scirone, il parziale che diventa di 33-28 per la Mabo Buttanico su Cincelle Buora di Caverna. Bosio, tutto il blocco di Tagliabue, può andare a appoggiare al tabellone il 14° punto personale. Montagnoli, Tronini, non si arrischia al passaggio in pivot basso, Turco che scocca la tripla, sbaglia. Pisoni, Porcello, blocco di Tagliabue, Porcello in penetra scarica per Togliati. Togliati mette la seconda tripla che riporta in doppia cifra il vantaggio della formazione di casa sul 38-28. E va a cercare sia un raddoppio e un fallo antisportivo di Galbiati. Cambio, esce Turco, dovrebbe entrare Foresti, poi esce anche Galbiati, quindi entra Tengattini. Sulla tiro libero, no, antisportivo scusate, quindi tiro libero per Bosio. Realizza il primo, arriva così a quota 15. Arriva così a quota 16 per Raffaele Bosio, possesso ora metà campo ancora per la Mabo che può allargare quindi il proprio vantaggio che è arrivato a 12 punti sul 40-28. Pisoni, De Gaetano che nel frattempo è centrato, palla in più al centro dell'area per Bosio che è fuori, il tiro dall'angolo di De Gaetano, palla per Ronini, Foresti, Montagnosi, Tengattini, ancora Montagnosi, completa il recupero Cogliati, palla per De Gaetano, ancora per Cogliati che può scoccare la tripla, rimbalzo l'attacco di
ci sono. Taglia due. Bosio. Prova a forzare il tiro, ma questa volta si è andato a buttare in avanti. Questa volta fallo di Bosio. Cambio, esce Bosio, esce Bosio e entra il numero 19 Porcello. Quindi rimessa in gioco laterale, quando siamo arrivati ora col quarto palo di squadra per Mauro Bottanotto. Colorini, Montagnosi, palla in più basso a Foresti, assurdatemi a Sione, brutta azione questa volta, adesso in gioco per Fogliati, palla nelle mani ora di De Gaetano, Samuele De Gaetano, Giovanni di Bernareggio 99, Fogliati, da 3 sul ferro, in basso la svetta Foresti, palla nelle mani per Montagnosi, la palleggio resta tiro da 3 punti sul ferro, a rimbalzo vanno bene Tagliabue e poi Cogliati, la palla torna nelle mani di Gaetano. Siamo a 2 minuti dal termine sul parziale di 40 a 28. Schiacciato per Gaetano che inserisce la palla fuori, allora Pisoni prova a prendere al centro dell'area, lancia sul ferro ma poi trova bersaglio Pisoni, che realizza così il 6° punto personale che vale il nuovo massimo vantaggio sul 42-28. Tengattini, Foresti, palla persa, recupera bene Porcello, può dispendere un contropiede Porcello che sbaglia il passaggio di Cogliati, arriva il fallo di Cogliati sull'uscita. Hanno quindi 2 tiri liberi per Montagnosi. In questa occasione potrà cercare di ridurre quello che è l'attuale passivo di 14 punti. Quindi Montagnosi realizza quello che è il 6° punto personale. Sette di Montagnosi. Tecnico di... Ora c'è fallo di Tagliabue più tecnico a Tagliabue. Ci sarà quindi tiri liberi per Montagnosi, conseguenti del fallo e poi del tecnico sanzionato a Tagliabue. Ottavo punto di Montagnosi che raggiunge Sironi come miglior marcatore della propria squadra. Nono punto di Montagnosi. Ci sarà ancora un tiro libero per quello del tecnico. Possesso per la Mitzinselle. Vediamo cosa stanno decidendo, chiaramente facciamo un po' fatica a capire.
fatica a capire. Siamo un po' fatica a capire a questo punto. Punto della gestione, probabilmente il fallo dei due tiri liberi doveva essere amministrato da Sironi, il tiro libero successivo da Montagnosi, mentre i due arbitri hanno dato il liberi a Montagnosi. Direi errore abbastanza. Quindi facciamo fatica a seguire la gestione di questa cosa. Vediamo a questo punto quando ci sarà un tiro libero supplementare per Montagnosi, che arriva così a 10, e la palla a metà campo per, quindi è un solo tiro libero, è stato trovato. Fortunata però l'iniziativa di Tengatini, ma arriva bello il canestro successivo in tappini di Mattia Sforeschi. Siamo a un minuto esatto al termine. Temo che i due tiri liberi siano stati annullati. Pisoni aveva lasciato libero andare a segnare in sottomano, quello che era l'ottavo punto personale. 4-4-3-3 a questo punto, quando mancano 48 secondi. Florini inizia da 3, dopo 3 tentativi andati a vuoto, arriva la tripla di Florini per il 44-36. Porcello, palla per Togliati, che serve sotto Weber, che prova a giocare il fisico, la palla di Fulcatore ancora per Togliati, Weber un tiro al centro dell'area, va su Ferro la sua soluzione, 9 secondi, 8 secondi per Montagnosi, che prova ad andare a trovare il tiro da 3, arriva invece alla stoppata, e si va quindi al riposo lungo sul 44-36 per la Mabo Bottanuco Basket.
Ma non la fai o la fischia? Vabbè, non è andata a finire. Si riparte con la terza frazione di gioco dal Mabo Cotonico Basket 44, PCL Blu Oro Bergamo 36, l'errore da sottomisura di Alberto Sione. Pisoni, Porcello, aspetta il Picarò con Marchesi, con la Porcello che con Pisoni mette la palla in pivot basso per Marchesi, il ribaltamento ora porta il pivot basso Pisoni che può toccare il suo tiro, sbaglia, rimbalza nelle mani di Montagnosi che è davanti alla transizione. Sirone, Moresti, palla più basso ancora per Sirone, prova a giocarsi uno contro uno contro Marchesi. Bosio, finta di tiro, prova ora uno contro uno, buono uno contro uno, prova ad andare a appoggiare al tabellone, l'errore di Sironi, in balzo all'ultimo tocco è di Cogliati, quindi si va con il nuovo possesso quando mancano 9 minuti al termine del terzo quarto per la sua robica XXL Bergamo che ora ha il quintetto contro Nini Playmaker, il Montagnosi guardia, Sironi centro, Cogliatini avanti, Mattia Foresti alla piccola, dall'altra parte invece Marchesi centro, Bosio alla grande, Cogliati alla piccola, Porcello guardia e Pisoni playmaker. Pisoni, Porcello, esce dal blocco Bosio, può scoccare la sua conclusione, a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Sironi, riesce a completare l'azione difensiva, quindi azione rimessa in gioco dal fondo per Bottoni. Porcello, palla sotto per Bosio, va a giocarsela sotto canestro, li spedisce fuori per il tiro al perimetro di Marchesi, quel palla, palla nelle mani di Montagnosi, palla persa, passaggio saltando che sicuramente Luca Montagnosi non vorrà far vedere ai ragazzi che allena, e Gattini, palla persa, recupero la parte della difesa dell'isola, Pisoni, utilizza il blocco di Marchesi, aspetta l'uscita dell'occhio di Bosio, palleggia in mezzo alla gamba, Bosio ancora che prova a smarcare il tiro basso, Cogliati contro Montagnosi, gira e tiro indietro per Cogliati, no, un bel movimento, mette a segno però per l'ottavo punto personale, 4-6-3-6 per voto molto bello, ma si valuta contro il Cicello della Vita Bella, riceve bene al centro dell'area Sione, sullo smarcamento c'è il fallo su Sironi, probabilmente ha segnato a Marchesi, ci sarà quindi una messa in gioco dal fondo per due robe, per il Cicello della Robica, Montagnoni, Tengattini, danza sul ferro la soluzione di classe 81, nelle mani di Tronino, arriva così anche il fallo, secondo di squadra, siamo a 7-16 al termine, più 10 bottamento, messo di Foresti per Tronino,
momento per Montagnosi, vediamo che si ha una posizione per rispedire fuori palla anche in Gattini. Forzatura da tre punti, cioè Montagnosi realizza quello che è l'undicesimo punto personale per il 4-6-3-9. Primo canestro per i cittadini dopo tre minuti di gioco. Cogliati da tre, può scoccare il tiro, arriva bene a rimbalzo, lavora bene a rimbalzo, voglio fuori il numero 6, Scironi, c'è fallo di Marchesi, è il terzo fallo personale per Alessandro Marchesi, classe 85, se non andiamo a ragazzi, unico di Bottanuto. Triple di fila per Montagnosi, che arriva così a quota 14 e riapre la partita su 4-6-4-2. Palla primo passo a Bosio che ribalta per Cogliati. Andare a appoggiare bene questa volta però Pisoni, decimo punto personale. Mano sinistra in appoggio al tabellone per Pisoni, di nuovo si richiude in zona. Bottanuto, viene però forata dall'altezza della via di tiro libero da Tengattini che mette il sesto punto personale, deve chiamare il time out prossimo Michele Fuoco sul punteggio di Nabo Bottanuto Basket 48, XXL Buola di Bergamo 44, 6-0 per il termine del terzo quarto di gioco. Diciamo che è uno creativo. Si riparte quindi a 5.58 al termine sul più 4 per Bottanuto e Bosio questa volta deve andare fino in fondo e serve un bel assist per Marchesi che produce il quarto punto personale, riporta a più 6 a Bottanuto. Montagnosi, forza un'altra tripla Montagnosi, che sono il 3 su 3 che vale il 17° punto personale di Montagnosi, riporta a meno 3, 50-47, 3 su 3 che ha dato sicuramente fiato alla formazione ospite, Pisoni. Però Pisoni non si tira indietro, dal capitano realizza il tripla che vale il 13° punto e riporta a più 6, possiamo per entrare nel terminale il quinto minuto di gioco. Sullo smarcamento di Galbiati c'è quello che è probabilmente, anzi, quasi sicuramente il quarto fallo di Marchesi e sarà quindi Martin Weber a dover rilevare Marchesi, mentre dall'altra parte esce Tronini e rientra Turco. Marchesi esce con 4 punti, Martin Weber fino a questo punto 0 punti. Turco esce dai Marini, ancora Montagnosi che deve spostare la tripla dall'angolo, si ferma sul ferro la soluzione della play guardia classe 88 ex Valtesso. Cogliati, Cogliati completa bene l'anticipo, lancia, deve essere lanciato il contropiede, sbagliano prima Montagnosi e poi Galbiati. È stato un errore palese del tavolo, mentre c'è un cambio per entrare con il numero 8 Andrea, dove rientrare Andrea Serratoni ed esce con il numero 9 Cogliati. Thank you.
cambio poi che anche Tengatti a ricettare, Tengattini rientra con il numero 88 Alfieri per il Cicello, rimesso in gioco che verrà giostrata da Montagnosi sul lato il destro fronte d'attacco della compagine ospite, Turco, Foresti da tre punti, piedi per terra, colpisce Foresti, settimo punto per lui, riporta a meno 3 sul 53-50. Turco manca faccia a faccia Porcello, Bosio lanciato da Alfieri, primo fallo per Andrea Alfieri, classe 97, un punto referto per il momento, mentre sarà Cristian Porcello a gestire la rimessa al gioco laterale per la Mabo. Bosio prova ad andare uno contro uno e va a subire il fallo di dell'88 Alfieri, quindi due tiri liberi per Bosio. Bosio fino a questo punto autore di 16 punti, il miglior marcatore della propria squadra, il miglior marcatore in assoluto della gara invece è Luca Montagnosi con 17 ed è raggiunto ora da Bosio, era il 17esimo punto personale. 2 su 2 e quota 18 per Raffaele Bosio, ricordiamo classe 91. Turco, Gabbiati, prova la tripla anche Gabbiati e prova i primi tre punti della partita Gabbiati per il meno 2, 55-53. Andare in sotto mano Porcello a riallargare a più 4 il passivo di Cicelle, realizzando il quarto punto personale. Ora il fallo del numero 11 Pisoni, non andiamo errati, abbiamo passato il quinto fallo di squadra, quindi ci saranno due opportunità dalla linea della carità per Alberto Gabbiati, classe 1985, lo ricordiamo, in B d'eccellenza Confidenza, poi con Lucana, 2 su 2 e 5 punti a referto per Alberto Gabbiati, che riporta meno 2, Weber, Serratoni può andare fino in fondo, il rimbalzo è di Weber che sbaglia, però riesce però sul rimbalzo d'attacco a convertire i primi propri due punti che riportano a più 4. Montagnosi legge rete tiro, 19esimo punto di Montagnosi, ritorna a meno 2 quando siamo al 27esimo minuto. Allora, Porcello, tripla di Porcello ed è l'11esimo punto, quello messo a segno da Cristian Porcello, che riporta più 5. Foresti, brutto il passaggio di Montagnosi sui piedi di Foresti, palla persa nella formazione in maglia blu-arancio. Rivediamo un attimo i quintetti, per il XXL ci sono playmaker Turco, guardia Montagnosi, alla piccola Mattias Foresti, alla grande Alfieri e centro Galbiati, dall'altra parte playmaker Pisoni, Porcello guardia, Andrea Serratoni alla piccola, Bosio alla grande, sul passaggio di Pisoni non riescono a completare il possesso. E c'è nel frattempo il fallo di Turco sulla penetrazione di Bosio. Siamo al terzo fallo di squadra. Porcello, Weber, Bisoni, non si rischia di giocare uno contro uno, aspetta il pivot basso, Weber, il taglio di Serratoni, deve
intercettato il passaggio, fatto via al centro slovacco, e si va quindi con la rimessa in gioco dal fondo per Pisoni, blocco di Weber per Pisoni, Weber ancora per Pisoni, ribaltamento su Ceratone, prova ad andare in palleggio, arresto e tiro, sì, non è Porcello che mette a segno il 13° punto e riallarga la posizione di 7. 6-0 in parziale per i padroni di casa, messa in gioco di Montagnoli, esce Galbiati, tripla siderale di Galbiati, ma sul ferro, in base di Pisoni, ora destra, azione d'attacco, esce Porcello sul lato destro dal fronte d'attacco, blocco di Weber, prova ad andare fino in fondo Porcello, che si gira, mette quello che è il 15° punto personale in entrata, costringe al minuto di sospensione la panchina ospite. Parziale Mauro Botanugo 66, il Cisele Dolori Cabello 57, 1.37 al termine del terzo quarto. E si riparte, 1.37 per giocare ancora nel terzo quarto, di 9 tornata al Bottanugo, 6-5-7, servizio sotto per tutto, poi alla fine va a appoggiare a canestro quello che è il terzo punto personale, torna a meno 7, Pisoni aspetta il blocco di Weber, l'uscita ora di Ceratone, si mette il corpo Foresti, rimbalza più volte sul ferro e sulla lotta a rimbalzo c'è il fallo di Bosio, non andiamo avanti, e quindi ci saranno due opportunità alla riga del tiro libero per Andrea Alfieri, quando manca 1.04 al termine del terzo quarto. Porta alla prima conclusione di Andrea Alfieri. Ricordiamo nel frattempo, ci scusiamo che non aveva fatto fino adesso, che la coppia arbitrale è quella formata da Mariotto di Cassano Magnago e Mainetti di Valerio, mentre sta cercando di asciugare, mentre abbiamo la seconda opportunità liberi per Alfieri, che si aiuta sul ferro e realizza quello che è il quarto punto personale. 6-6-6-0, 1-0-1. Pisoni, e c'è il fallo poi su entrata di Galbiati che impedisce di andare contro. Mentre giustamente Montagnoli si lamenta con i compagni per mancata chiamata del blocco in difesa. Dove Montagnoli si è schiantato duramente sul blocco di Martin Weber. Continua invece la buona partita di Paolo Pisoni, realizza così il 14° punto personale. 2-2 per lui, ed arriviamo così a quota 15, però ci sono 18 di Bosio, 15 di Porcello e 15 di Pisoni per Mavo. Turco, aspetta, è solo sotto canestro Alfieri, che deve arrivare a palla fuori. Per la tripla di Foresti che sbaglia, ribalza di Weber, la palla che viene ora gestita da Pisoni. Porcello, 1-1 su Weber, buono il cambio di mano, prova ad andare fino in fondo, sbaglia l'ultimo rimbalzo, riesce a uscire con la palla a mano tutto, che porta bene la palla per il contropiede di Alfieri.
sesto punto di Alfieri, 6-8-6-2, 11 secondi al termine del terzo quarto. Bosio, Galbiati anziché andare a aiutare si stacca colpevolmente, fallo del numero 88, viene dato quindi due tiri liberi a 24 centesimi al termine del terzo quarto, due opportunità per rimpinguare il proprio bottino da parte di Raffaele Bosio, in questo terzo quarto ha realizzato solo due punti, tutti e due del tiro libero, sbaglia il primo libero Bosio. Ricordiamo ex Cernusco. Uno su due, 19° punto per Bosio. Deve cercare l'ultimo tiro. Foresti. Si va così all'ultimo riposo sul punteggio di Mambo Botanico 69, di Crisella e Bolorovica Bergamo 62. Siamo così all'ultimo quarto di questa gara 1. Di questa serie dell'ultimo turno dei play-out salvezza della serie C maschile regionale Silver. Di fronte lo ricordiamo maglia bianca con i risvolti giallo-rossi il Mambo Botanico Basket, dall'altra parte con maglia azzurra con risvolti arancio e grigi l'XXL Bolorovica Bergamo. Vediamo i quintetti in campo per i padroni di casa, playmaker Pisoni, Gabbia Porcello, alla piccola Andrea Serratoni, alla grande Bosio Centro Marchesi, dall'altra parte playmaker Turco, guardia Montagnosi, alla piccola Foresti, alla grande Alfieri, Centro Galbiati. De Porcello ribalta su Pisoni, pivot basso per Marchesi, va a girarsi bene, appoggiare il canestro, appoggio Marchesi che riporta più 9, sesto punto di Marchesi, mentre sull'azione difensiva c'è il fallo di Andrea Serratoni, saranno andati, esatto, e quindi ci sarà rimessa in fondo per l'XXL, esce Turco in angolo, palla per Galbiati, riesce a cercare di spedire fuori palla, Turco prova a fare arresto e tiro, l'ultimo tocco quindi per il contropiede di Bosio, tripla di Bosio sul ferro, palla di Foresti, prova a lanciare il contropiede di Alfieri, scivola bene sul fondo Alfieri, si procura il fallo di Pisoni, ci saranno no, deve andare ancora a fondo la rimessa, ricordiamo parziale 7-1-6-2, 9-14 al termine dell'ultima frazione di gioco, esce Turco, fatica a rimettere in palla, Galbiati deve tirare
per 3 punti. Seconda tripla di Gabbiati, ottavo punto personale. E riapre un po' il punteggio su 7-1, 6-5 a 9 minuti al termine. Bosio, Serratoni, scivola e c'è il recupero. C'è il recupero da parte della difesa in maglia blu grigio arancio. Urco, uno contro uno. Pieri, Montagnosi. Ora Turco, uno contro uno, Turco, resta e tiro sul ferro, danza, prova a palleggiare Galbiati, l'ultimo tocco è di un difensore in maglia bianco giallorossa e si va quindi con un'altra rimessa in gioco dal fondo orchestrata da Luca Montagnosi per Turco. Forza la soluzione, un balzo di Marchesi, può andare Serratoni fino in fondo e le leve di Galbiati gli danno fastidio, rimbalzo dello stesso Galbiati. Foresti prova a lanciare il contropiede, Alfieri è bravo, si arresta e appoggia al tabellone quello che è. Il canestro, secondo noi c'è un errore nel tabellone che non è sicuramente 71-63. Infatti è 7-1-6-7 il parziale, è tornata a meno 4 quando mancano 8 minuti e 12 secondi al termine dei tempi regolamentari. Facciamo un rapido sguardo a quelli che sono i marcatori. Nella Mavo Bottanucco troviamo 6 punti di Marchesi, 4 di Andrea Serratoni, 8 di Fogliati, 15 di Pisoni, nessuno di Sala, nessuno di De Gaetano, 19 di Bosio, 15 di Borcello, 2 di Weber, 2 di Tagliabue, mentre non è entrato Carrara. Dall'altra parte ce ne sono 5 di Turco, 7 di Matteo Sforesti, 3 di Tronini, 8 di Galbiati, 8 di Sironi, 3 di Monzio Compagnoni, 19 di Montagnosi, nessuno di Epis, 6 di Tengattini e 8 di Alfieri. Sottomano il sinistro di Bosio, che appoggia il 21esimo punto personale, porta di nuovo a più 6. Foresti prova a forzare la penetrazione, si procura il fallo di Pisoni, che è il secondo di squadra, il secondo personale. Tronini, Foresti, palla sotto per Alfieri, ribalta ancora Tronini, Montagnosi, tira quasi agli spogliatoi come si suol dire, Montagnosi, Foresti, bravo, va di forza al centro dell'area, si procura due tiri liberi per il fallo di Marchesi, Marchesi raggiunge il limite di fallo, non abbiamo errato. Deve essere cambiato, rientrano così Weber e Fogliati, sostituire Serratoni e Marchesi. Due opportunità per ritornare ad avvicinarsi, realizza il primo Foresti, l'ottavo punto di personale, 2 su 2, 9 punti di Foresti, torna a meno 4 su 7-3-6-9. Iniziale Buonovica, Pisoni, uscita di Bosio, marcato da Alfieri, il blocco, però non può difendere così, Buonovica su questa penetrazione di Bosio, aprendosi così, 23esimo punto di Bosio, sotto, taglia Sironi, conquista rimbalzo attacco, ne esce Marti Weber con la palla, il controllo ora da parte di Porcello. Bosio, marcato ancora da Alfieri, esce Pisoni, Fogliati, uno contro uno di Fogliati, giro e tiro usandosi all'indietro, un bel movimento quello di Raffaele Fogliati, decimo punto per lui, gravi problemi di fisici, sembra che questa sera stia facendo una buona partita, c'è ora il recupero di Porcello sulla...
attenzione al fallo di ora c'è Orsello che si è andato a procurare il fallo di Foresti, terzo fallo di Foresti, esce Alfieri, rientra Tengattini, più 8 per la formazione di casa, allora va a più 9 con il 16° punto di Orsello, 7-8-6-9, 6-26 al termine, 2 su 2, 17° punto di Porcello. Quindi andiamo di nuovo sul più 10, 7-9-6-9, parziale di 8-2 in questi ultimi minuti. 2 minuti. Altra tripla che non trova il ferro da parte di Tronini. Tronini adesso è riuscito a segnare un solo dei tiri scoccati da lunga distanza. Bosio marcato da Foresti. Blocco di Rever lui, Bosio fa il solito movimento dietro la schiena, il rimbalzo questa volta di Tengattini, palla di Montagnoli, Foresti, va di forza e sinceramente questo fischio non ci trova proprio d'accordissimo, perché ci sembrava più un contatto di gioco. Dare un 51-49, avrei dato più il fallo alla difesa che non fallo all'attacco. Cogliati, Pisoni, e esce Bosio, altissimo, spinta di tiro da 3, nulla, palla per Cogliati, si ribalta ancora per Bosio, spinta di Bosio, va sul fondo, tocca il tiro per Pisoni, che probabilmente è incespicato e ha rischiato un infortunio, non sembra niente per fortuna di grave per il capitano della Mabo Bottanico, ricordiamo classe 79, e andiamo quindi 5-21 al termine, 7-9-6-9, Ronini e gli attivi Montagnosi, andare a cercare un bel appoggio e lo trova in quello che è il 21° punto personale, meno 8 a metà esatta dell'ultimo quarto, 7-9-7-1. Cogliati, palleggio al RST in mezzo all'area, spreco la scarica per il tiro da fuori di Bosio, errore da sotto in due occasioni di Weber sulla percussione di Montagnosi, cioè il fallo sulla linea narrati di Cogliati da mandare in diretta Luca Montagnosi con due tiri liberi per Montagnosi, fino adesso 21 punti a referto. Sul ferro e rimane così a 21 il bottino personale di Montagnosi. Uno su due, 22° punto per Monza, per Luca Montagnosi. Tornato, 1-7, 4 minuti e mezzo di gioco. Pisoni, Orsello. Blocco di Weber per Porcello che può andare fino in fondo, scarico per Cogliati, prova ad andare a prendere il centro dell'arco, passo e tiro di Cogliati di sinistro, il rimbalzo è plastico di Montagnosi che può spingere la transizione, palleggio arresto e tiro, bel canestro per il 24° punto di Montagnosi che riporta a meno 5, 7-9-7-4 al 36° minuto. Cogliati, palla per Weber che fatica a controllarla, sul ferro la conclusione di Cogliati, rimbalzo, lotta e deve purtroppo soccombere alla maggiore altezza e peso Sironi, si va però quindi sul fondo per la rimessa in gioco, ricordiamo che è già in bonus Bottanu come terzo fallo di squadra del Cincelle. Weber, giro di palla per Cogliati, palla in mezzo all'area per Weber, Porcello l'uno contro uno, lascia sul posto Tronini,
realizza il 19° punto personale, ritorna più 7, 8-1, 7-4. Foresti, Montagnosi, palla per Foresti che schiaccia un probabile passaggio per Sironi. 8-1, 7-4, 3-22 al termine, minuto di sospensione per Pizzicelli, 2 alla vita bene. Si riparte dall'8-1, 7-4, 3-20 dal termine, Fogliati, Weber, Pisoni, Porcello e Bosio in campo per il Mabo Bottanuto, Porcello ancora, paio di finte, palleggia, resta e tiro, ottimo metro di Porcello che realizza così il 21° punto personale, Tronini, ancora Montagnosi a dover caricarsi, prova ad andare a scaricare Tronini, ancora Foresti pianta la sua difesa, per palo di Weber sono due tiri liberi per Foresti, in questo caso diciamo che le proteste della panchina di casa non sono assolutamente giustificate a mio modestissimo parere. Tiro libero a segno per Mattias Foresti che realizza così il 10° punto personale, secondo marcatore di squadra. 11°, ricordiamo che il miglior marcatore del XXL è Luca Montagnosi con 24. 2.44, Bosio, vede ribaltamento su Fogliati, cerca di farsi vedere in mezzo all'area, buona riapertura per Pisoni che scarica per la tripla di Bosio che va sul ferro, il balzo però vede prevalere Tronini, Pisoni può andarsene ancora a saltare la non difesa di Tronini, per Pisoni si tratta del 17° punto, Montagnosi andare a rigirare per il campo, tripla di Tengattini, forzata sul ferro, 2 minuti alla fine, 8-5-7-6. Sinceramente mi sembra che l'XXL abbia poco ancora da dare. Bosio 1-1, ribaltamento, c'è il tripla di Pisoni che va sul ferro, recupero del rimbalzo d'attacco di Porcello, la palla ancora nelle mani di Pisoni, ora Cogliati, Bosio, con il suo anticipo, Foresti, si va qui così in, c'è il quinto palo di Foresti, due tiri liberi per Bosio, cambio, proposto rientra con un numero 0, Turco, non è ancora bonus, quindi si andrà con la rimessa al gioco dal fondo. Fogliati può uscire, aspetta il blocco di Weber, cerca di giocare col pivot slovacco, lo adopra come appoggio, palleggio a resto tiro, un protagonista di qualità sicuramente questo di Raffaele Fogliati,
che arriva così a quota 12. 8-7-7-6 al minuto alla fine. Canestro di Tronini. Sinceramente ci sembra abbastanza inutile. Scusatemi, problema di Porcello, dove solo far trascorrere questo ultimo minuto di gara. Con Porcello, palla per Cogliati, Bosio lontanissimo da Canestro. Sull'uno contro uno arriva il fallo di Turco. 50 secondi al termine, 8-7-7-9. Facciamo fatica a capire, minuto di sospensione. Sì, minuto di sospensione. Ricordiamo, 50 secondi e 4 decimi al termine. Mabo Bottanuco Basket 87, XXL Buora di Bergamo 79, in questa gara 1 della serie meglio delle 3. L'ultimo turno dei playout salvezza del campionato regionale di Serie C maschile Silver. Siamo entrati in ultimo minuto, quindi il minuto di sospensione comporterà la rimessa in gioco dal fondo, in questo caso nella fase d'attacco della compagine di casa. Rientrano nel campo le squadre. Per XXL ci sono Montagnosi, Tronin, Turco, Tengattini e Sironi. Dall'altra parte che ci sono Bosio, Porcello, Tisoni, Cogliati e Weber. Bosio, due liberi per rimpinguare il proprio bottino personale, è arrivato adesso a 23 punti, 16 dei quali nel primo tempo. Sbaglia un altro tiro libero Bosio. Avrà un'altra opportunità dalla linea della carità. 24esimo punto di Bosio. Turco forza la conclusione a 3 punti. Il balzo lavora bene Weber, palla in mano di Pitoni, va a passare a Petacampo Cogliati e darla a Porcello. Arriva il palo di Tronini su Porcello. Non so fino a che punto può servire fermare il tempo a 30 secondi alla fine con 9 punteggi di ritardo e non essere ancora in bonus. Comunque ci saranno altre due opportunità per Porcello, arrivato fino a questo punto in quello messo a segno poc'anzi a 22 punti personali. Non realizza, palla nelle mani di Tronini, prova ad andare rapidamente dall'altra parte, Montagnosi, marcato la Pisoni, tripla di Tengattini, niente da fare, rimbalzo di Cogliati, si finisce così con la palla in mano. 17 secondi per finire. Finisce così, 8-9-7-9, questa prima gara, ricordiamo gara 2. Mercoledì sera ore 21 al centro sportivo di Calcevento di Bergamo. È tutto per questa serata, diamo soltanto un rapido scontro ai marcatori. In casa a Mabo ci sono 17 punti di Pisoni, 12 di Cogliati, 24 di Bosio, 22 di Porcello, 2 di Tagliabue, 4 di Serratoni e 6 di Marchesi. Per quanto riguarda l'XXL ce ne sono 5 di Turco, 11 di Foresti, 6 di Tronini, 8 di Galbiati, 8 di Sironi, 3 di Monze Compagnoni, 24 di Montagnosi, nessuno di Epis, 6 di Tengattini e 8 di Alpini. È tutto per questa sera. Appuntamento quindi a gara 2, mercoledì sera, sul parquet dei Calciamenti di Bergamo.